Gara da non perdere, manca poco all'inizio. È davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Riuscirà la centrale obiettivo? La risposta tra poco su EA Sports. Pomeriggio che si preannuncia intenso, tifosi, grandi protagonisti del pre-partita, si attende solo il calcio d'inizio. Qui è Perugia Ibardo che vi parla, vi invita a non cambiare canale, do il benvenuto anche a Lele Adani. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Un match da non perdere, Lele. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo, e ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lele Adani. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. Alla palla buona, occhio! Salva tutto con questo intervento. Cup Miners. Si affacciano dalla tre quarti avversaria. Cambiare il portiere, palla ancora buona. Azione che si esaurisce. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Oggi dovranno fare particolare attenzione ai difensori, perché può mettere in serie difficoltà con le sue accelerazioni palla al piede. Quando parte in velocità non ci sono tanti difensori che possono stargli dietro, eh? Entra sull'avversario e recupera palla. C'è pressione, attenzione. Intercetta bene, attenzione. La Padula. Difende bene il pallone. Sinaz. Lukman. Cup Miners. Possesso recuperato. La Padula. Palla per Gianluca Scamacca. Maragna metri. Tengono bassa la linea di difesa e favoriscono così il pressing avversario. Grande tempestività di questo intervento. Arriva il fischio dell'arbitro che segna la punizione. Arriva la segnalazione del cartellino giallo. L'arbitro aveva atteso la conclusione dell'azione precedente. Cup Miners. Duello tutto di forza. De Roon. Palla tra i piedi di Teu. Cup Miners. A campo a disposizione. La mette in area. Palla messa fuori. Va per vie centrali qui. Riconquista la palla grazie a questo intervento. Zappacosta. Gianluca Scamacca. Respinge con il corpo il pallone. Buon lo spunto qui. Eccellente lavoro in fase difensiva, riconquistano palla. Palla in fallo laterale.
L'arbitro fischia e mette fine alla prima metà di questo incontro. C'era molta attesa per la sua prestazione, ma fino a questo momento non ha certamente confermato le aspettative. Beh, oggi sembra essere in difficoltà. Le sue conclusioni non sono mai state pericolose. Deve dare di più, la sua squadra ha bisogno anche di lui per sbloccare questo risultato di parità. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, grande equilibrio fin qui in campo. Kop Meiners. Lo ferma ma non controlla. Kolasinac. Palla recuperata dagli avversari. Kolasinac. Kop Meiners. Ecco De Ron. Kolasinac. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Scamacca. La gira verso il compagno. Fa il suo dovere qui il portiere. Sarà un cambio. La mette in mezzo. E c'è la rete. Sbloccano il match dopo aver dominato. E avrebbero potuto segnare anche prima, eh? Non hanno sfruttato al meglio le diverse occasioni avute. Hanno sfruttato questo calcio d'angolo alla perfezione, trovando il gol, come dimostrano le immagini. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Nuovo possesso per gli avversari. Zappacosta. Palla per Gianluca Scamacca. Palla che rotola via dopo un buon intervento. L'arbitro lascia correre. Finale intensissimo, tutto da seguire, con il Cagliari a caccia del gol del pari, spinto dal tifo incessante del proprio pubblico. Molta calma, forse troppa vista la situazione di punteggio. Gianluca Scamacca. Scamacca. Teun Kop Meiners e trova il gol, doppio vantaggio adesso. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Gol che scatena le ire del tecnico in panchina, le sue urla mi sa che si sentono anche da casa. Ce l'ha con la squadra che oggi non sta davvero disputando la sua miglior partita.
Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Era più facile prendere gol più che salvarsi, eh? Il tecnico sceglie il cambio. Occhio al corner. Evita il gol fatto. Metri per correre sulla corsia, può ricevere, attenzione, e c'è la presa sicura del portiere. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Mina, si fa vedere in avanti. Riconquista la palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Lukman. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Zappacosta. Palla per Gianluca Scamacca. Pasalic. Lukman. Giro palla infinito, ipnotico, per far muovere la difesa. Palla per Pasalic. Ci mette il corpo per proteggere il pallone. Viene palla a caccia dello spazio. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra di casa. Ci hanno provato, oggi però hanno sbattuto contro una squadra, ragazzi, in grande spolvero, eh? Risultato che non racconta fino in fondo la differenza che si è vista in campo. C'è ancora molto da lavorare per raggiungere certi livelli. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Con che sorriso sta uscendo dal campo, Pier? E ha ragione, eh? Oggi può tornare a casa con in tasca un gol e la vittoria.